Siamo a Narni, una delle cittadine più belle di tutta l'Umbria. Chiamata un tempo Narnia e con origini antichissime, risalenti addirittura all'epoca preromana. Narni è anche una delle zone dove il ciliegiolo si sviluppa meglio. Il ciliegiolo è uno dei vitigni italiani che si sviluppa in varie regioni del centro Italia con caratteristiche proprio di freschezza, di frutto e di bevibilità. Un vitigno forse ancora poco esplorato, che vede invece proprio a Narni, per il quarto anno consecutivo, una manifestazione tutta dedicata a lui, che si chiama il Ciliegiolo d'Italia. Si svolge nelle giornate del 19 e del 20 maggio, qui, proprio nella Piazza dei Priori, dove 30 produttori si riuniranno per far assaggiare direttamente al pubblico e agli operatori del settore i loro vini con tutte le varie sfaccettature, con ciliegiolo in purezza. Quindi non ci resta che andare a scoprire tutte le caratteristiche di questa manifestazione del Ciliegiolo d'Italia per conoscere insieme meglio questo vitigno straordinario. Siamo qui con Carlo Capotosti, segretario generale dell'ente della Corsa ad Anello, un evento importantissimo nella città di Narni. Ce ne vuole parlare? Beh, ormai la Corsa d'Anello, credo dopo la 50ª edizione, si è entrata un po' nel sangue di tutti i narnesi. È una festa popolare, una rievocazione storica e quindi vede la parte culturale che è essenziale, la parte turistico-economica e naturalmente una grandissima aggregazione, perché quando in una cittadina che ha un centro storico di 3.000 abitanti, oltre 1.000 persone sono interessate e sono impegnate per la Corsa d'Anello, credo che sia una cosa che veramente è proprio nel DNA ormai della città. E qui abbiamo anche il vincitore della Corsa d'Anello. Andiamo a conoscerlo. Salve. Come si chiama la contrada? Terziere Santa Maria. Bene, allora possiamo fare complimenti. Quante volte ha vinto questa contrada? Abbiamo vinto 23 volte, 23 anelli, e in 50 edizioni siamo il primo terziere in testa, diciamo, nella classifica dell'Albo d'Oro. Siamo qui con Carlo Macchi, giornalista di riferimento del settore vinicolo, ideatore della rivista online Winesurf. Guiderà uno dei seminari dedicati proprio al ciliegiolo. Carlo, ci vuoi raccontare di che cosa parlerà e un po' quali sono le tue impressioni sul ciliegiolo? Allora, intanto buongiorno a tutti. Il laboratorio parlerà dei grandi vini che non si reputano grandi vini, quindi quelli che da anni vengono considerati vinelli, vinellini, vini senza struttura, vini che però hanno grande storia, grande appeal, grande piacevolezza, che si bevono benissimo, che costano una cifra più che modica se non giusta, e quindi a fianco al ciliegiolo, che è proprio un vino con queste caratteristiche, ci saranno 5 vini da 5 denominazioni italiane. Ora mi viene in mente un Santa Maddalena, un Rossese di Dolce Acqua, un Campi Flegrei, Piedi Rosso, un Dolcetto, e poi le dico tutti, se mi ricordo l'ultimo non me lo ricordo, ma va bene lo stesso. E con questi vini cercheremo di far capire come l'approccio al vino può essere eccezionale anche spendendo poco e divertendosi moltissimo. Nella sala riservata ai giornalisti. È qui che a porte chiuse, piano piano, stanno entrando i giornalisti di riferimento del settore vinicolo per degustare in tutta tranquillità, in maniera del tutto asettica e professionale, i loro ciliegioli, in modo da poter avere a disposizione l'intera lista e poterli assaggiare confrontandoli e riassaggiandoli con tutta calma e in assoluto rispetto di le stesse identiche condizioni, sia di bicchiere, sia di profumi, sia di sentori, senza nessun intervento esterno. Questo è l'obiettivo. Ora li lasciamo così nella loro professionalità e andiamo a scoprire il resto.
E ora è il momento di Davide Bonucci, uno degli organizzatori attivi sin dalla prima edizione per l'organizzazione appunto del Ciliegiolo d'Italia. 4 edizioni, Davide, come è nata, come l'hai vista crescere e cosa ci racconti di questa manifestazione? Allora, quando mi è stato chiesto insomma, di far parte di questa organizzazione, sono stato molto entusiasta perché non esisteva in quel momento nessun tipo di comunicazione specifica sul vitigno ciliegiolo. E il gruppo dei produttori di Narni appunto, ha avuto questa iniziativa, partendo dal loro nucleo umbro, hanno costituito via via crescendo un bel gruppo di produttori che seguono questa idea di comunicazione specifica sul vitigno. Siamo partiti con 25 aziende e adesso siamo attorno a una quarantina, avendone individuate molte altre di aziende produttrici di ciliegiolo in Italia. E diciamo finora le 4 edizioni che si sono svolte, tutte qua a Narni. L'intenzione è quella di far crescere questa ricerca e di portarla un po' almeno in giro per il centro Italia, dove appunto abbiamo diversi produttori presenti in Toscana, nelle Marche, Lazio, ma anche altrove, insomma Puglia, Lombardia, addirittura Liguria. E l'idea è quella di continuare questo lavoro di ricerca e di divulgazione. Eh sì, perché effettivamente lo zoccolo duro è qui in Umbria, no? Per la produzione del ciliegiolo, ma anche la Toscana sta sviluppando un'importante produzione di ciliegiolo, oltre alle altre regioni che hai pronunciato tu. Forse potrebbe essere lì la prossima meta. E raccontaci un attimo, tu hai visto qualche sviluppo in maniera diversa del ciliegiolo in Umbria piuttosto che in Toscana o nelle altre zone? E ovviamente sono due terroir diversi. La Toscana, specificatamente la Maremma, è un territorio che si è scoperto vocato per il ciliegiolo. I primi esperimenti sul ciliegiolo in Toscana, di riscoperta diciamo del ciliegiolo in Toscana, sono stati fatti particolarmente nell'area della Maremma. In realtà il ciliegiolo fa storicamente parte del corredo intanto dell'uvaggio del Chianti Classico, per esempio, ma è sempre stato anche un vitigno complementare in tanti blend locali, più o meno nelle aree del centro-sud della Toscana. E siamo qui con Paolo Papini di Rascioni e Cecconella, un'azienda della Maremma, possiamo dire forse la prima azienda che ha creduto veramente nel ciliegiolo toscano, possiamo dire così? Direi di sì, perché comunque abbiamo vinificato per la prima volta nel 1987, quindi è ciliegiolo in purezza, abbiamo messo in questo e questo ci ha dato poi questi risultati. Risultati convincenti, tant'è che appunto siete andati avanti, ci avete sì, creduto. Diciamo che addirittura nel primo anno, quando siamo usciti al Vinitaly con un enologo nuovo che usciva appena dall'università, che era Attilio Pagli, e noi a vinificare con lui, fare questa scommessa per vinificare il ciliegiolo in purezza, abbiamo preso 97 centesimi come spettatore il primo anno al Vinitaly, quindi cioè, penso che un risultato migliore di questo non poteva essere. Quindi grandi risultati da subito, ambiti da tanti. Quindi come viene percepito il ciliegiolo all'estero con questo nome accattivante, questo gusto soprattutto accattivante, ma non molto conosciuto? Puntate più sull'estero o sull'Italia? No, noi sull'Italia, puntiamo più sull'Italia, anche se comunque non disdegniamo il mercato estero. Sono 7 ettari, 5 a vigna e 2 a olivi. E sì, comunque il nostro è stato forse una fortuna al momento, perché noi abbiamo, nel momento che andavano i bianchi, noi abbiamo tenuto il rosso, avevamo questo ciliegiolo e abbiamo deciso comunque di vinificarlo. È stata una scommessa veramente in tutto e per tutto, forse più curiosità che interesse in particolare a vinificare questo tipo di vitigno. Siamo qui con Leonardo Bussoletti, il presidente dell'Associazione dei produttori del ciliegiolo, che è l'ideatrice della manifestazione dove siamo ospiti, Ciliegiolo d'Italia. Leonardo, raccontaci com'è nata l'idea di questa manifestazione e quanto è importante il ciliegiolo per te e per i produttori.
Allora, l'idea di Ciliegiolo d'Italia nasce perché nel 2014 nasce l'Associazione Produttori Ciliegiolo di Narni. In pratica questo che è un territorio vocato per questo vitigno e da sempre coltivato, appunto nel 2014 sette aziende si mettono insieme per promuovere questo vitigno. E il primo pensiero è stato quello di portare a Narni tutti i produttori italiani che producevano ciliegiolo in purezza. Allora, Narni è proprio il cuore della zona del ciliegiolo, uno dei posti dove nasce meglio questo vitigno, dove si esprime al meglio. Tu sei proprio di Narni, come sono ubicati gli altri sette produttori dell'associazione? Sì, io sono di Narni, la mia azienda Narni è fondata proprio su questo vitigno, il ciliegiolo. E ci sono circa 10 aziende qui nel comprensorio, che un po' il comprensorio che raccoglie un po' l'IGT Narni, quindi non solo la città di Narni, ma anche San Gemini, Amelia, Terni, Montecassilli, Giove, Attigliano, insomma partendo da Orvieto diciamo fino alla città di Terni. Eppure il ciliegiolo abbraccia anche altre zone d'Italia e qui sono tutte raccolte, sono circa una trentina di aziende. Quali sono i principali territori dove si sviluppa appunto il ciliegiolo? Sì, oggi qui abbiamo portato, sono per la precisione 39 aziende e in Italia ci sono circa 60 aziende che producono ciliegiolo, di cui il 90% è dislocato appunto in questa zona di Narni e nella Maremma. Le altre zone sono l'Alto Lazio, le Marche, la Liguria e qualcosa anche in Piemonte. E abbiamo anche una piccola sorpresa che riguarda proprio il paesino di Narni, uno dei più belli dell'Umbria, con un magnifico giro su auto d'epoca. Vogliamo andare a scoprirlo insieme, amici forti? Molto volentieri. Leonardo, siamo qui contornati da tutte queste macchine d'epoca. Come mai? Dove ci portano? Allora, quest'anno abbiamo voluto dare l'opportunità a chi ci viene a trovare, giornalisti o comunque gli operatori di settore, di vedere anche le bellezze di Narni tramite queste bellissime auto d'epoca, che tra l'altro fanno parte di un gruppo che si chiama Le Strade del Gattamelata, che il prossimo fine settimana è un raduno di auto d'epoca che percorre le strade di questo territorio. Bene, dove ci portano? Cosa ci fanno vedere? Oggi vi porterò a vedere ci fermeremo al Belvedere, dove si vede tutta la Valle del Nera, e poi andremo alla Rocca di Narni, il monumento diciamo più tipico di Narni. E al ritorno andremo ai sotterranei. Sicuramente saprete che Narni è molto conosciuta per Narni sotterranea, quindi vi porterò in questo luogo abbastanza mistico. Beh, io salgo in macchina. Ciao, ciao. Facciamo il nostro primo stop alla scoperta di Narni, dove? Al Belvedere. Raccontaci qualche cosa su questo posto meraviglioso. Sì, qui Chiara siamo nel Belvedere del Fiume Nera, quindi questa è tutta la valle del Nera, che culmina, storicamente importante anche appunto per il vino, che ad un certo punto culmina nel porto fluviale di Stifone. Infatti, come ti raccontavo, c'è questo libro molto interessante di Vaquero sulla storia della viticoltura umbra, dove si dice che queste colline, le colline di Narni e di San Gemini, erano molto vocate per la produzione del vino e dell'olio, e tutte queste derrate venivano portate a Roma tramite questo porto fluviale. È incredibile come il mondo del vino possa portarti alla scoperta di nuovi tesori. Siamo qui al castello di Narni. Che cosa è? Racconti. Sì, siamo alla rocca di Albornoz, e questa è una rocca che fu costruita a difesa della città nel 1367 dal cardinale Egidio Albornoz, e fu sede di molti papi, ed oggi è uno dei monumenti più caratteristici di questa città di Narni. Thank you.
Siamo qui con Roberto Nini nei sotterranei di Narni. Ci raccontaci qualcosa? Sì, i sotterranei sono un posto particolare, insomma già evoca, no, qualcosa di strano, di misterioso. Beh, siamo dentro ad una cella dell'Inquisizione, quindi più sotterranei di così si muore. Dire si muore, insomma. Ma siamo a fianco della stanza dei tormenti, sotterranei scoperti nel 1979 da noi, da questa banda di matti speleologi che una mattina, scendendo con una corda, incontrarono un vecchietto e ci rivelò di aver trovato un buco. E dopo una serie di vicende entrammo qua dentro e scoprimmo questa cattedrale di graffiti fatti da un prigioniero nel 1759, un prigioniero molto particolare. E di questo abbiamo scoperto la storia in Vaticano, negli archivi, quindi una scoperta nella scoperta, un'avventura, una sorta di spy story, qualcosa che ti porta ad entrare negli archivi più segreti al mondo, scoprendo che dentro c'è la storia dell'Umbria ancora praticamente intatta e sconosciuta. Una storia che purtroppo non possiamo raccontare tutta qui, perché mi sa che c'è veramente tanto da scoprire, anche perché questi sotterranei sono fatti di tante stanze meravigliose da scoprire, quindi su questo possiamo solamente dare ai nostri visitatori l'appuntamento a venirvi a trovare personalmente per vedere questo posto magico e meraviglioso. Assolutamente sì, basta saperne di più, bene, narnisotterranei.it, già dal sito internet ti dice tutto. Siamo qui con Rufo, Ruffo della Scaletta, dell'azienda omonima. Buongiorno Rufo. Buongiorno. Allora, raccontaci qualcosa della tua azienda, quando nasce e soprattutto quando avete deciso di credere fortemente nel vitigno del ciliegiolo. L'azienda produciamo uva, vino da circa un paio di secoli. L'azienda nasce alla fine all'Unità d'Italia, per darci un'idea temporale, e negli ultimi anni abbiamo deciso di spingere verso la produzione di uva e di vino. Da sempre in realtà abbiamo venduto l'uva e venduto il vino sfuso, e negli ultimi 3-4 anni ci siamo lanciati nella sfida di vendere il vino in bottiglia e abbiamo deciso di spingere come immagine e come anche produzione sul ciliegiolo, che riteniamo una varietà tipica della zona. Difatti facciamo parte dell'associazione produttori di ciliegiolo da quando questa si è formata, e siamo convinti che il ciliegiolo possa essere l'esatta espressione di questo terroir, per dirla alla francese, appunto, dove noi interpretiamo questo vitigno e quindi la bottiglia da cui proviene, come un vino beverino interessante, elegante ma di pronta beva, non troppo riflessivo e adatto un po' a tutti i palati. Noi siamo arrivati all'idea di fare la bottiglia proprio perché da sempre nella nostra azienda veniva fatto un vino ciliegiolo da tipo Beaujolais, azzarderei, anche se non è proprio così, perché veniva fatto ai primi di novembre, pronto, venduto, se ne vendeva una discreta quantità fra Natale e Capodanno e poi era finito, e quindi quello lo usavamo eventualmente per un taglio, ma non era un problema. Oggi abbiamo deciso di andare proprio per sfruttare al meglio questa freschezza, questa facilità di beva, ma con sempre l'eleganza, che ce lo rende addirittura, mi viene da pensare, anche invecchiato, sempre mantenendo queste caratteristiche, sempre interessante e piacevole al bere. Eccoci con Riccardo Viscardi e Livia Belardelli, che condurranno un seminario sempre sul ciliegiolo. Ma di che cosa parlerà questo seminario? Riccardo, raccontaci la tua parte. Non parlerà di ciliegiolo, ovviamente, se non in piccola parte, perché questo è il modo. Faremo un excursus tra quelli che sono stati i vini e le cantine che hanno molto caratterizzato la storia dell'Umbria, una storia che è molto cambiata negli ultimi 30 anni, e quindi prenderemo dei vini di riferimento che hanno fatto parlare o di territori o di cantine in quanto tali, perché molte cantine hanno inventato territori.
Raccontaci un po' quali sono queste cantine, svelaci qualcosa. Va bene. Beh, innanzitutto Lungarotti. Senza Lungarotti di Umbria non se ne parlava prima, diciamo è stata la persona che ha creato l'Umbria. Comunque l'Umbria vitivinicola è partita tutta da lui come immagine. Poi dopo andremo a fare un giro storico in quello che era un vecchio vino fatto ad Orvieto, che è sempre stato importante per il vino Orvieto, fin dagli antichi Etruschi, però in una versione un pochino più scientifica e rivisitata, ma il concetto è lo stesso, sarà molto bello. E poi dopo l'ultimo vino legato... Che non ci hai detto chi è? Ah no, De Cugnano dei Barbi, c'è un nome francese, non lo so neanche dire, lo dice Livia che è più brava, però è buono. E poi l'ultimo di quello che tocca a me i vecchi, che hanno un po' cambiato le storie di un territorio, e parleremo di Sagrantino, e parleremo di Caprai, che è quello che ha portato grande attenzione di tutto il mondo verso questo vitigno, anche se erano presenti prima anche altre aziende come Antonelli, faccio un nome, Rocca dei Fabbri e altri, però con lui è cambiato qualcosa. Dopodiché invece c'è l'Umbria moderna, ma lì ne parla lei perché io non so nulla. E quindi poi passerà la parola a Livia che ci racconterà dell'Umbria moderna. Sì, in realtà più che Umbria moderna parleremo di due vitigni che sono il Trebbiano Spoletino da un lato e il Ciliegiolo dall'altro, quindi di come effettivamente piano piano questi due vitigni si stanno ultimamente affermando nel panorama umbro. Quindi faremo un po' un passaggio da quelli che sono i capisaldi dell'Umbria ai nuovi, giovani e non più giovani, e poi per quanto riguarda invece il vino che non sapeva pronunciare qui poco fa Riccardo, Pourriture Noble, che in realtà tra l'altro è la prima muffa nobile che è stata fatta in Italia, quindi comunque 1981, prima muffa nobile, e lo ritroviamo per chiudere questo seminario di domani. Siamo qui con l'assessore Lorenzo Lucarelli, che praticamente ci racconta di questo territorio meraviglioso che è Narni, che siamo riusciti a scoprire proprio grazie alla manifestazione del Ciliegiolo d'Italia. Lorenzo, quanto è importante questa manifestazione per il territorio? Diciamo che estremamente importante, ovviamente ci dà una visibilità a livello anche nazionale, perché oggi e domani saranno a Narni tutti i produttori di ciliegiolo d'Italia, quindi per Narni è una grande occasione di promozione e valorizzazione, quindi la possibilità di mettere in mostra tutte le nostre bellezze. Siamo qui con Armando Castagno, che sta guidando un seminario sul ciliegiolo. Di che cosa parlerai in questo seminario, Armando? Allora, è un seminario un po' sui generis, perché i vini sono tutti serviti alla cieca. Abbiamo intenzione di rivelare ai presenti che cosa si berrà, ma non in che ordine. E i vini li abbiamo scelti in maniera abbastanza sadica. Ci sono 6 ciliegiolo presi tra quelli di Fuori Narni, che è la città che ci ospita e che è il fulcro, insomma, del movimento che si sta concretizzando intorno al ciliegiolo. E quindi vengono da tutta Italia, ci sono vini della Liguria, della Toscana, dell'Umbria. In confronto, segreto diciamo, con 4 vini italiani da uve che in qualche modo probabilmente possono dare un vino mimetizzabile con i ciliegiolo, poi questo lo vedremo durante il seminario. Io adesso però poi rivelo che i vini sono un Cerasolo di Vittoria, un Rossese di Dolceacqua, un Piedirosso del Sannio di Sant'Agata dei Goti e un rarissimo, se qualcuno lo indovina la cieca gli lascio il posto, vitigno antico del Lazio, appena diciamo riattato e con il quale è stato confezionato un vino, il primo che io sappia, che si chiama Lecinaro, che è l'unico vino rosso del Basso Lazio a non avere quasi colore, a essere molto fresco, molto disimpegnato, insomma dovrebbe venire fuori una cosa divertente. Quello sicuramente, anche perché guidata da te sarà ancora più divertente. E che cos'è che secondo te lega questi vini che hai proposto a fianco al ciliegiolo? Ma la prima parola che mi viene in mente è tonicità, Chiara.
sono dei vini che non la mettono sul piano dell'estrazione, del tannino, dell'esagerazione, no? di una goffa stratificazione di materia. Al contrario, sono vini piuttosto scattanti, freschi, ma altresì significativi. Ci sono dei profili tra questi vini, tra i ciliegiolo in particolare, che onestamente hanno una complessità non indifferente, insomma, si prestano anche a un pizzico di meraviglia dal mio punto di vista. E se tu dovessi definire il ciliegiolo con tre aggettivi, quali useresti? Primaverile, brillante e... il terzo non ho idea, perché sarebbero più di tre. Non ho idea, non lo so. A sorpresa, lo daranno quelli che assaggeranno il ciliegiolo, il terzo aggettivo. Allora. E tu lo vedi più nella versione riserva o proprio nella sua freschezza, nella sua pienezza? In questo seminario abbiamo scelto dei ciliegiolo dannata, diciamo così. Sono in quasi tutti i casi i prodotti di ingresso alle gamme aziendali, ai listini anche, per ragioni meramente commerciali, sono vini che di solito sono quelli d'ingresso. Però nulla toglie al ciliegiolo, nulla toglie che il ciliegiolo possa dare dei risultati positivi anche lavorato in maniera un po' più ambiziosa, per quanto dal mio punto di vista l'ambizione di un vino non è mai legata alla quantità di materia che lo compone, ma alla qualità della materia che lo compone. Quindi eventualmente un profumo di maggiore distinzione, più complesso, ma senza che necessariamente il vino più importante o la riserva debbano essere più scure, più alcoliche o più legnose nel modo più assoluto, anzi questo è il punto di vista che forse nel vino mi dà più fastidio. Bene, adesso non mi resta che bendarmi e sedermi al tuo seminario. Bene, ok, d'accordo, procediamo.